guardare le persone che arrivano in questa città con sufficienza e avere poi dei fenomeni allarmanti. Con la mia squadra ho rilevato le criticità che la mia esperienza ha dato come apporto al progetto. Le abbiamo analizzate ed insieme siamo qui stasera a prenderci un impegno solenne, quello di risolvere i problemi di questa città. Questa città va cambiata nel metodo, è un metodo inaccettabile quello verticistico. Chi come me ha cercato dall'interno di rimanere seppur circondato dagli uomini, da quegli uomini che avevano l'ordine di arginare la persona di Massimo La Porta. Ma Massimo La Porta ha resistito per i suoi figli, per la sua città, per l'amore che c'ha per questa città. Noi insieme porteremo avanti un progetto chiaro e partiremo con la nostra chiarezza a risolvere i problemi di questa città. Il primo punto fondamentale per portare avanti qualsiasi progetto serio è quello della riorganizzazione della macchina comunale. Sì, signori, la macchina comunale, nel rispetto di tutti i dipendenti comunali e delle loro famiglie, la macchina comunale va registrata. Chi vi parla da anni ha cercato di farlo capire. Ci sono problemi di settore, dove alcuni settori hanno fatto i propri orti e gestiscono quotidianamente le loro cose. Non si fa così, signore. È una città ferma, è una città che progetta e progetta male. I nostri progetti saranno fatti con un'organizzazione, quell'organizzazione che vi sto cercando di far capire. Creeremo con chiarezza una nuova struttura organizzativa per far sì che le attività ordinarie, in particolar modo dei settori urbanistica e lavori pubblici, vengono differenziati da una struttura che lavora, pianifica, programma, per poter avere quei finanziamenti europei che tutti i politici oggi ci chiedono di partecipare. Ma cosa vogliamo partecipare quando non vi è una struttura? Abbiamo l'esempio della Landolfi. Si fa il progetto in pochi giorni e si riceve la bocciatura. Questa città merita una struttura che pianifica e programma le opere pubbliche, programma un piano urbanistico comunale che dopo circa 50 anni si è riuscita ad approvare, ma è ritornato nel cassetto, signori, nel cassetto dove qualcuno decide di aprirlo e chiudere. Noi lo apriremo e attueremo il piano urbanistico comunale. Come si sente? Distaccando dalle attività ordinarie, ripeto, del settore urbanistica e lavori pubblici per poter fare progetti europei. La stessa struttura, signori, verrà riorganizzata per partire con un progetto ambizioso. Fare turismo 12 mesi all'anno in questa città, signori. Noi dobbiamo vivere di turismo, è una città di mare, non è possibile improvvisare eventi, qualsiasi attività che si porta